fiscale ipotecaria. La metodica non è altro che l'iniezione di desossicolato, che è un principio presente in alcuni prodotti nel mercato, che crea una lisi da infiammazione, una infiammazione importante a livello degli adipociti con distruzione dell'adipocito. A tutto ciò complementeremo con una seduta di ultrasuoni per aumentare l'effetto distruttivo sulla cellula adiposa. Ok, si applica il peeling, in questo caso acido mandelico al 50%, si chiede al paziente com'è la sensazione di bruciore. Questa è una lampada a luce prodotto da LED ad una particolare lunghezza d'onda, in questo caso la lunghezza d'onda dà il colore rosso utilizzato in questo campo per effetti di fotobiomodulazione e per creare un miglioramento di quello che è lo stato di infiammazione, come nel caso del post-peeling di questo paziente.